queste sono tutte le tecnologie mini-invasive più recentemente inserite per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna principalmente, e, che sono mirate appunto a offrire maggior comfort operatorio ai pazienti e cercare di risolvere una problematica che affligge molti uomini, che è quella appunto dell'ostruzione al flusso urinario. Diciamo che il principale vantaggio che possono offrire queste tecniche riguarda in particolare gli uomini giovani. Molti uomini sanno che l'affacciarsi a dover fare un intervento per un'ipertrofia prostatica comporta nella gran parte dei casi la perdita dell'eiaculazione, la cosiddetta eiaculazione retrograda. E questo è un problema che altera in maniera significativa spesso la sessualità degli uomini. Queste procedure hanno il vantaggio di conservare nella gran parte dei casi l'eiaculazione. Dati statistici alla mano, a 5 anni dalle procedure considerate nell'insieme, c'è un 60% dei pazienti che ancora ne ha beneficio, mentre c'è un 40% dei pazienti che è destinato a riprendere la terapia medica, in particolare i farmaci alfalitici, che sono quelli storici che si usano nelle problematiche ostruttive, o eventualmente a considerare interventi più disostruttivi. Quindi è un tipo di procedura che normalmente nel paziente giovane motivato a conservare l'eiaculazione consiglio sempre. Sono trattamenti che possono avere dei vantaggi e che, quando e se necessario, possono essere anche ripetuti nel tempo. La tecnica tradizionale per eccellenza che riguarda il trattamento dell'ipertrofia prostatica è la cosiddetta TURP, che è un acronimo inglese che indica la resezione prostatica transuretrale. Tecnica ancora validissima, ha il limite però dei volumi prostatici. Significa che è una tecnica che va bene per quanto riguarda prostate che hanno 40, 50, 60 ml di volume. Via via che aumentiamo con i volumi, oggi bisogna considerare come tecniche di scelta l'utilizzo dei laser. I laser principalmente utilizzati sono il laser al tullio e il laser ad olmio, le cosiddette TULEP e OLEP, che sono procedure estremamente efficaci, che consentono di eradicare in maniera completa l'adenoma. L'adenoma della prostata è la parte centrale che, crescendo, è quella che determina l'ostruzione. Consentono di asportare tutta quanta la prostata, riducendo al massimo il rischio di recidiva negli anni a venire. Il vantaggio principale è quello di eradicare la malattia. Quindi possiamo considerare che, se valutiamo i pazienti per i successivi 10 anni, più dell'80% dei pazienti ancora ha una buona efficacia del trattamento eseguito. Poi è chiaro che il tema è l'età a cui ci si opera. Se si opera una persona che ha 50 anni, che ha un'aspettativa di vita di 35, 30, 35 anni, è chiaro che probabilmente un tema di recidiva nel tempo potrebbe starci. Il rischio è quello dell'eiaculazione retrograda, sebbene non sia da considerarsi una patologia. E mi sento in questo senso anche di tranquillizzare i pazienti. Molti sono spaventati temendo problematiche di erezione o problematiche legate all'orgasmo, che non riguardano questa tipologia di interventi in particolare, ma riguardano gli interventi per tumore. Un conto sono gli interventi per ipertrofia benigna, il cui unico effetto collaterale permanente è l'eiaculazione retrograda. Un conto sono gli interventi di prostatectomia radicale per tumore, in cui l'incontinenza e il deficit erettile sono i due principali attori. Altre complicanze che possono seguire l'intervento in genere sono complicanze perioperatorie, che tendono a esaurirsi nel giro di un mese e mezzo, e sono legate alla frequenza, all'urgenza che possono avvertire i pazienti nell'immediato postoperatorio, possono avere delle tracce di sangue nell'immediato postoperatorio, a volte registrata in alcuni casi una certa percentuale di incontinenza che è relativa soltanto allo stress chirurgico ed è un fenomeno assolutamente transitorio nella quasi totalità dei casi. I tempi di recupero oggi sono ovviamente differenti a seconda del tipo di procedura che stiamo approcciando. I pazienti possono essere dimessi in generale o in prima o in seconda giornata del post-operatorio. In linea di massima, entro una settimana i pazienti possono riprendere le loro normali abitudini di vita, sebbene sempre con moderazione, ricordiamo. Una ripresa normale di tutte quante le attività come prima del preoperatorio nel giro di un mese e mezzo, nella gran parte dei casi.